Buonasera a tutti, spero che siate consapevoli di dove siete finiti, non è che eravate in mente di andare ad un poliziesco, ad una detective story, il commissario Rocco o qualcosa del genere. Siete sicuri che dovevate venire qua? Confermate. Bene. No, vi ringrazio allora della presenza inimmaginabile e quindi cercherò di intrattenervi nel bene o nel male fin verso le 10. Il tema di questa sera è empatia, attaccamento nella salute e nella malattia. Allora, il primo problema è che dizionario possiamo usare per capire dei concetti così difficili come l'empatia. Voi capite subito che se noi facciamo riferimento alla fisica classica o ai testi tradizionali di matematica, di fisica, di biologia, la parola empatia non compare neppure. Così pure la parola attaccamento, meno che mai in neuroni specchio. Perché questo? Se voi leggete i libri scritti da Newton e da Galileo Galilei, non c'è un animale in quei libri, non c'è un uccello, non c'è una donna, non c'è un bambino, ci sono pianeti che girano nelle orbite, ci sono piani inclinati, pendoli, orologi, leve meccaniche, macchine di tutti i tipi, ma macchine meccaniche. Sono delle macchine che hanno la caratteristica di essere descritti da dei modelli matematici. Infatti il sogno di Galileo era di costruire una scienza in linguaggio more matematico. Con l'empatia non vai mica lontano, cioè la geometria dei sentimenti. Sì, Cartesio ci ha provato, ma faceva ridere. Pascal, che era già molto più raffinato, ha dovuto inventare l'esprit de finesse per capire l'empatia, perché con la geometria di Cartesio non sarebbe arrivato da nessuna parte. Quindi siamo abbastanza fuori tema rispetto alla fisica classica, ma siamo fuori temi anche rispetto alla medicina che si fa oggi negli ospedali, che è una medicina classica. In che senso dico che la medicina che si fa negli ospedali è una medicina classica? Perché è una medicina che parla di molecole, di farmaci, di organi. Il cuore è una pompa, il rene è un filtro. Sto usando il linguaggio che trovate nei libri di fisica medica. È una meccanica dell'organismo vivente. Non è un caso che Cartesio, che era amico della regina di Danimarca, costruiva i robottini. Lui e la regina facevano anche altre cose, penso e spero, ma a tempo perso costruivano automi, piccoli automi, piccole macchine cibernetiche. Cartesio era appassionato da questi giocattoli, ma non è mai arrivato più in là dell'automa. Gli sarebbe piaciuto fare un automa. Pensate alla parola automa. Cosa vuol dire automa? È una macchina che decide da sé. Allora, perché dico che quando noi parliamo di macchina, di corpo umano, abbiamo in mente le macchine di Newton e Galileo e non delle macchine biologiche, delle macchine veramente intelligenti? Ho fatto una rassegna delle macchine che mi affascinano di più, eccole qua. Quella che vedete lì è la mia macchina fotografica, Nikon. E ho pensato, cosa fa questa macchina fotografica? Questa macchina fotografica riproduce ciò che vede in modo fedele. E poi mi sono detto, ma io cosa faccio? Io faccio il contrario. Io mi ricordo le mie amiche e mi dimentico i deficienti. Vedo bene certi aspetti dell'architettura, altri li ignoro. Vedo dei dettagli che altri non vedono. Ho fatto il fotografo fiorellini, uccellini, farfalle. La gente dice, ma l'hai fatto le foto mentre eri in giro con me? Sì, certo, il teleobiettivo. Quindi io vedo delle cose molto particolari, ma la macchina le riproduce come un imbecille. La macchina prende l'originale, fa una copia digitalizzata, non ci mette niente di suo. È bellissima, è high tech, è tutto. Poi fotografo una persona sotto un albero e viene verde. Fotografo un bambino agli occhi rossi. Ma io non me ne ero accorto, e certo io ho mica visto il bambino, io ho visto il bambino con l'empatia, la macchina ha visto il bambino con le lenti. Allora tra me e la macchina c'è una differenza abissale. Io sono un essere vivente che si auto-organizza, la macchina è un meccanismo rigido e geometrico che riproduce il mondo esterno. La moto bella, Goldwing, 1.8-6 cilindri, magica, non sto parlando della mia moto, perché dice questo qui è andato di testa, in effetti sono un po' andato di testa, ma non è la moto che mi ha dato il colpo di grazia, ero già fuori di testa prima. La moto a 6 cilindri, 3 sistemi di frenata, l'ABS. Cosa vuol dire questo? Se ci riflettete vuol dire che quando io tiro la leva del freno, non freno. Come non freni? No, è la moto che frena.
la moto guarda se la ruota fa contatto sull'asfalto, se fa contatto frena, se no non frena. Ah, ma questa moto è convinta che io sono un po' imbecille. È vero, la moto è convinta che io sono imbecille, perché quando il terreno è bagnato a me verrebbe di frenare, ma lei ha un meccanismo cibernetico, si chiama, un servomeccanismo, che io tiro la leva e lei non frena, ed è magica. Il sistema di frenata del Goldwing non mi ha pagato la Honda. La prossima conferenza avrò gli sponsor, perché faccio come a Sanremo, non c'è nessuna distinzione tra sponsor e conferenza, ci sarà lo sponsor dentro la conferenza, così mi daranno un pacco di soldi e finalmente io e Giulio andiamo in vacanza a fare la maratona di New York. Poi c'è la Ferrari, ah, Ferrari è un mito, adesso l'hanno fatta 4x4, e certo l'hanno fatta 4x4 perché prima con 400 cavalli li scaricava comunque su due ruote e si girava di traverso. Allora, quando ho passato in rassegna tutte queste macchine, questi miei giocattoli, ho capito che di intelligenza non c'era niente. Allora ho sentito una conferenza di Richard Feynman, che è il premio Nobel per la fisica negli anni 50, Feynman è di una genialità spaventosa, e Feynman diceva, oh, you know, non c'è niente di moderno nella tecnologia moderna, è tutta tecnologia classica, il computer è una serie di interruttori, è una serie di interruttori che accendono dei bit e dei byte, o degli 0 e degli 1, che scalda da far paura, che se gli metti il Bluetooth dura 2 ore e poi devi rimetterlo sotto carica, è una porcheria. Tra 10 anni i computer saranno completamente diversi. Vi avverto, tra 10 anni del computer che vedete oggi, della Microsoft non ci sarà niente prima, ma del Macintosh ci sarà poco. Perché? Perché quello che succederà in futuro è che il computer deve servire da interfaccia tra te e il mondo, non deve essere uno zuccone che tu gli metti dentro patate, lui memorizza patate, tu gli metti dentro cavoli, lui memorizza cavoli, altrimenti è inutile che tu abbia tutta questa memoria. Cosa ci metti in questa memoria? Ci metti i video, ci metti i film, ma non è che tu abbia potenziato la tua creatività o le tue possibilità più di tot. Quindi purtroppo anche oltre alla medicina moderna, anche la tecnologia moderna non è moderna, bensì classica. E allora arriviamo al corpo umano. Col corpo umano la situazione è ancora più drammatica. Fino a 10 anni fa arrivava uno e mi diceva ho mal di stomaco. Io pensavo all'endoscopia andare a vedere lo stomaco. Lo capisce anche un bambino. Mi ha detto che ha mal di stomaco, il pezzo rotto è lo stomaco. No. Chi ha mal di stomaco, il pezzo rotto è il cervello. Perché è il cervello che produce il mal di stomaco? Perché sono le neuroscienze? Perché ho capito che in gastroenterologia, a parte che 5 anni in gastroenterologia mi hanno mandato, sono finito in psichiatria frequentando in gastroenterologia, e questo me la dice lungo. Ma a parte la mia allergia per il tubo digerente, il fegato e i gastroenterologi, che non li sopporto proprio più, se devo dirvela tutta, il discorso è che perché adesso mi occupo di neuroscienze? Perché ho capito che uno mi dice, lei che cos'ha? Colon irritabile, è il cervello che produce il colon irritabile. Lei cos'ha? L'ipertensione, è il cervello che produce l'ipertensione. Lei che cos'ha? L'amenorrea, non mi viene il ciclo, è il cervello che produce l'amenorrea. E lei che cos'ha? Ma io non dormo di notte, ho gli attacchi di panico, è il cervello. Ma il cervello non è che sia andato di matto, abbiamo tutti l'Alzheimer anticipato. Il cervello fa come il servofreno della mia moto. Cosa fa il cervello? Prende gli stimoli dal mondo esterno, ma siccome non si fida più di tanto dell'essere umano, li traduce in delle risposte ben precise che vanno a picchiare su questi organi. Per cui quando uno dice ho mal di stomaco, adesso non penso affatto alla gastroscopia. Penso al capufficio, al marito, se il figlio si droga, se ha finito di pagare il mutuo, se è terrorizzato dalla Libia, se è preoccupato del nucleare. Questi sono i miei problemi. Ho cambiato proprio software, ho cambiato personalità, non mi riconosco più. Infatti voglio fare un centro di ricerca di medicina moderna perché ho capito che questa può essere una medicina moderna, ma di sicuro non la meccanica che c'era prima. Ma quest'idea che cambi l'organo, cambi i pezzi, mi fa veramente sorridere. Mi fa pensare a tempi moderni dove c'era l'operaio che col turnarese andava lì e svitava un bullone. Allora tu hai l'ulcera, lui ti smonta lo stomaco. Tu hai la prostatite, ti toglie la prostata. Quell'altro c'hai il colesterolo alto, lui ti abbassa il colesterolo. No, non è così. Perché il colesterolo, io non è che non credo più nel colesterolo, il colesterolo lì lo vedo, sono capace a leggere, non è che ho cambiato anche gli schemi di lettura, ma il colesterolo non è primario, il colesterolo è un prodotto del cervello. Ma sono andato molto più in là, mi sono rovinato ancora di più. Le emozioni sono un prodotto del cervello, le emozioni non sono primarie, io non sono New Age, non parlo di spiritualità perché non credo nelle emozioni.
Le emozioni sono prodotte dal cervello come l'ulcera, come l'ipertensione, come la prostatite cronica, ma anche la personalità. Mi ricordo mi avevano detto la personalità, se nasci fatto così non cambi mai. Tutte storie, io sono un medico ottimista, fai una fatica mica da ridere, perché se sei fatto così, poi ti costruisci un mondo attorno a te esattamente così e spostarti di un millimetro è drammatico. Ma grazie a Dio, cambiando software, non credo più nella cronicità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ormai ho capito che l'organismo vivente è plastico, è modificabile e che non c'è niente di cronico, definitivo, irrinunciabile. Questo non vuol dire assolutamente che sia facile fare il medico o che sia facile guarire di una malattia cronica. Allora, siccome la motocicletta l'abbiamo fatta fuori, per il Macintosh due parole buone, ma anche lì non siamo andati molto più in là, parliamo di qualcosa di più affascinante, parliamo di un batterio, una bestiolina lunga un micron che non la vedete se non col microscopio. Quel batterio è più intelligente di tutta la mia tecnologia. Questa è una bella frustrazione per uno che ha il mito della tecnologia, è veramente frustrante, ma cominciamo a vedere in che cosa si differenzia questo piccolo batterio da quei pezzi di tecnologia che vi ho fatto vedere prima. La prima caratteristica è che ha un flagello lì dietro e si muove, cioè se non c'è da mangiare in un posto va un po' più in là e va a mangiare dove c'è da mangiare. La mia moto non fa il pieno da sola. Quando finisce la benzina si ferma, se non la porto io uno zuccone, sei bello che panato. Poi, che cosa fa? Deve mangiare delle sostanze dall'ambiente, facciamo l'esempio che mangi del lattosio. Devo dare un po' di latte nella scatolina dove lo faccio crescere e lui mangia il lattosio. Allora mangia il lattosio, cosa fa? Smonta il lattosio in tanti piccoli pezzi, come facesse degli euri. L'euro per la biologia sono l'ATP, ma uso l'euro perché lo capite tutti, no? Se avete bisogno di un caffè, serve un euro, lo metti in una macchinetta, prendi il caffè. Lui ha bisogno di produrre degli euri. Allora prende questo lattosio, lo brucia, produce 2 euro ogni cucchiaino di lattosio. Con gli euri cosa fa? Sposta la coda e va dove c'è da mangiare. Decide che ha bisogno di più proteine per digerire il lattosio, ne fa di più. Se c'è meno lattosio ne fa di meno. Allora questo oggetto che cos'ha di intelligente che le mie macchine non hanno? È una macchina che si auto-organizza, cioè la struttura interna, l'architettura interna. Volete venire qua, sì? Non ci posso credere. L'architettura, anche voi? That's amazing. Allora, ma magari mettetevi qui, mettetevi seduti lì che vedete le diapositive, cioè, mettetevi seduti lì, tanto siamo nel postmoderno, in piedi è fatica, consumate, bruciate tutto l'ATP, tra un quarto d'ora siete stressati, e tra un po' mi userò come cavie per la presentazione, vabbè, ok, in ogni caso. Allora, questo batterio ha una cosa bellissima che si chiama auto-organizzazione, cioè lui prende delle cose dall'ambiente, le smonta e poi fa quello che gli serve. Io una volta ho messo il gasolio nel Goldwing, hanno dovuto smontarlo in 7000 pezzi perché quello zuccone o benzina e già se gli metto la super francese con gli ottani in meno tossisce, sbadiglia, non va in salita. Quindi capite l'abisso di differenza, una bestiolina microscopica decide cosa fa, prende l'energia, produce l'ATP, usa l'ATP come gli pare, risponde ai cambiamenti dell'ambiente e quindi è un sistema vivente. Adesso non vi dico il linguaggio, questo il linguaggio idoneo per descrivere questo tipo di fenomeni è la teoria della complessità. C'è un premio Nobel di Ilya Prigogine, c'è un altro premio Nobel di René Thom sulla teoria delle catastrofi. Hanno lavorato molto sudamericani come Maturana, Varela, hanno lavorato alcuni biologi, adesso per chi di voi è un secchione va a casa e legge tutto quello che gli ho detto, vi do la bibliografia. E quindi in pratica è molto interessante ed è di una complessità incredibile perché la mia moto è molto più stupida. La mia moto o gli metto la benzina e brucia solo benzina, è sempre in quel modo lì, invece questo qua è capace a bruciare il lattosio come si deve. Ma le meraviglie che sa fare non finiscono lì.
Io adesso gli faccio uno scherzo, perché poi mi sono affezionato a queste bestioline, le conosco tutte, le mosche, la drosophila melanogaster, il lombrico, tutti questi animaletti qua sono stati l'oggetto della biologia negli ultimi 10 anni, perché negli ultimi 10 anni la biologia, grazie a Dio, ha smesso di interessarsi delle chiacchiere degli esseri umani e ha cominciato ad interessarsi di meccanismi biologici seri. Torneremo su questa storia delle chiacchiere umane, della serietà della biologia, perché è una roba che mi ha molto disturbato. Adesso io faccio uno scherzo. Come vi ho detto, la moto gli ho fatto lo scherzo, ho messo il gasolio, mi hanno portato via col carri attrezzi, sono rimasto a piedi, figura, non vi dico come mi sentivo, l'autostima è scesa un pochino, poco, perché poi vi dirò perché la mia autostima non scende più di tanto. Comunque era un deficiente, insomma, finita lì, prendila sul ridere, basta, insomma, take it easy. Allora prendo questo qua e gli ho detto gli faccio lo stesso scherzo, invece di dargli il lattosio in questa scatolina gli metto dello zucchero, glucosio, bel kicharinzucker, no? Di canna o bianco, fa l'istep, perché non è un naturista, mangia anche quello bianco, non è ossessionato dalla dieta, lui è una persona intelligente. Allora io gli ho messo lo zucchero, un bel kicharinzucker. Cosa ha fatto questa bestia? Allora, lì vi faccio uno schemino molto semplice, questa bestia ha una biblioteca, che è il genoma, avete sentito parlare del genoma, il genoma umano, l'abbiamo, eccetera, eccetera. Allora lui che cosa fa? Dice, oibò, qui lattosio zero, muoio di fame, non ho euri, non muovo più la coda, sono panato. Allora che cosa fa? Questo glucosio va all'interno della cellula, va nella biblioteca, che è il gene, attiva la produzione degli enzimi per digerire il glucosio. Mangiava il glucosio e stava da Dio, altro che la mia moto, stava benissimo, anzi ho scoperto che col glucosio cresceva più in fretta, si è moltiplicato, ho riempito le capsule, ho dovuto farne due come lo yogurt, non sapevo più dove metterlo, era felice. Allora che cosa succede? Qui ho pensato, perché bisogna fare degli esperimenti facili per pensare. Da questo esperimento ho capito alcune cose terrificanti. Per esempio ho capito Leonardo da Vinci. Per 500 anni Leonardo da Vinci non è stato ritenuto uno scienziato. Lo mettevano nei libri d'arte, dicevano quello lì è un artista. Dicevano ma guarda di che cosa si occupa. All'inizio Leonardo da Vinci, chi pensa che fosse uno sprovveduto e non sapesse la matematica è perché non conosce Leonardo da Vinci. Ha fatto dei progetti di macchine da farti tremare le vene ai polsi, ma non gli interessavano le macchine meccaniche, passava dei pomeriggi interi, come io passo a guardare gli escherichia coli, a guardare il volo degli uccelli. E perché guardava il volo degli uccelli? Ma avete mai visto un gabbiano volare? E paragonate un gabbiano ad un aereo di quelli che usiamo adesso in Libia per bombardare Gheddafi. Quando mia nipote ha visto un aereo a reazione mi ha detto Uncle, that's a skyrock, la mia nipote è americana, ovviamente. Sono un profugo, io ne ho una americana, una francese, una parigina, purché italiani a casa mia siamo distribuiti sul pianeta. Profughi, ma c'è una ragione per cui siamo profughi, ma non ve ne parlo questa sera. Comunque profugo, io sono profugo di professione, anche come curriculum, proprio profugo è il mio mestiere. Se mi chiedete lei cosa fa, il profugo. Allora, il profugo, Leonardo era un profugo, e perché studiava il volo? Perché il gabbiano ha un volo attivo, muove le ali, alza la coda, gestisce l'ATP, lui a seconda del vento, di quello che è, cambia l'architettura del suo corpo. Se voi vedete Avatar, in Avatar è impressionante l'eleganza di questi oggetti biologici, di questi uccelli, e la rigidità, l'aspetto massiccio, l'aspetto violento della tecnologia occidentale. Tutto il film è giocato, secondo me si è ispirato anche a Leonardo, ci sono delle scene ma non sto a farla lunga. Ma in Avatar è bellissimo il contrasto tra la bellezza degli organismi viventi, della biologia e la meccanica, la violenza, la brutalità degli aerei. Poi sono il massimo, a me piacciono anche quelli, mi spiace dirlo, ve lo confesso, mi piace anche il Ferrari 4 ruote motrici, però è un altro pianeta, cioè sono di un'eleganza incomparabile. Poi l'acqua, Leonardo da Vinci ha passato degli anni a studiare i vortici. Voi non saprete ancora che noi non sappiamo niente dell'acqua. Io negli ultimi 3 anni ho studiato l'acqua, perché occupandomi di medicinali non tradizionali devo sapere quasi tutto dell'acqua, ma dell'acqua sappiamo pochissimo.
E sappiamo pochissimo perché sembra innocua, però per esempio la teoria dei vortici l'ho imparata negli ultimi 2 o 3 anni usando le matematiche della complessità, perché con la geometria di Cartesio, gli integrali, le derivate, quelle robe lì, non vai da nessuna parte, sono modelli non lineari, sono altre matematiche. Quindi ci stiamo avventurando in un altro pianeta. Continuiamo le nostre riflessioni. Allora mi sono chiesto, ma chi è Beppe Rocca questa sera? Voi direte un deficiente, vabbè, questo lo sappiamo, ma a parte questo, che cosa sono io? Torniamo al batterio. Io sono il risultato di tutti i cambiamenti e gli eventi della mia vita che hanno modificato il mio modo di leggere i miei geni. Allora un individuo, un organismo vivente è come una moleschina, tu sei un diario vivente della tua storia. Bello e brutta questa frase, cioè il fatto che noi siamo la nostra storia vuol dire che le molecole che io ho, le espressioni che io uso, il modo con cui mi presento sono il risultato di altri 1000 modi in cui ho parlato in pubblico, in italiano, in inglese, in francese, in cui ho fatto delle cose. Perché? Perché come quel batterio ha cambiato la sua architettura perché io gli ho cambiato la dieta, io ho cambiato il mio modo di essere perché ho cambiato il tipo di persone che ho frequentato, le università dove sono stato, le amiche con cui sono andato in moto, quelle con cui non ci sono andato. E quindi quello che ho capito subito è che l'organismo vivente ha una storia. Anzi, l'organismo vivente è un oggetto radicalmente storico. Aggiungendo ancora, l'organismo vivente è il prodotto della sua storia. E questo va bene male, perché se sei povero e nasci in un paese dove si muore di fame, e capisci che questa roba qui, se abbiamo detto che il cervello ti costruisce l'ulcera, il cervello ti costruisce le emozioni, il cervello ti costruisce la personalità, allora mi viene in mente che, per esempio, l'ingiustizia tra gli uomini è una cosa insopportabile. E allora capisco, dopo torneremo su alcuni personaggi, e più passa il tempo e più sono sensibile al dolore umano, perché mi rendo conto che il dolore umano ti mutila, come prendessi un martello e spacchi un pezzo di una statua. Così l'ingiustizia, così la violenza, così la sopravvazione e via discorrendo. E quindi comunque quello che a noi interessa l'aveva capito bene Einstein, e se vogliamo fare un modello matematico di questa roba dobbiamo usare lo spazio-tempo a 4 dimensioni di Einstein. Perché? Io uso spesso Albert Einstein perché è la formulazione più semplice, paradossalmente, che noi possiamo avere di fenomeni così complessi. Einstein adorava la semplicità. Quando lui diceva spazio-tempo, perché diceva spazio-tempo? Perché per descrivere una persona, per esempio, provate a leggere 2 volte un libro che avete letto 10 anni fa, provate a rileggerlo, voi leggete un altro libro. Questa è la prova vivente che voi dovreste scrivere. Guerra e pace letto a 18 anni ed è una roba. Guerra e pace letto a 25 anni ed è un'altra cosa. Guerra e pace letto quando ti stai ritirando andando in pensione, tu leggi un terzo libro. Allora vedete che lo spazio-tempo è importantissimo, perché tutte le nostre molecole, tutto quello che noi siamo, il nostro modo di rispondere agli stimoli dell'ambiente esterno è condizionato da un momento storico preciso, da una civiltà precisa, dalla scuola che avete frequentato, e poi vedremo l'importanza devastante delle persone nel mondo occidentale. C'è un altro aspetto importante, conscio e inconscio. La maggior parte di questi fenomeni sono completamente inconsci. Penso che quando tornerete a casa qualcuno di voi comincerà a riflettere su queste cose, ma se non fai neuroscienze di professione non ti viene in mente di riflettere su dei meccanismi automatici che hanno modificato la tua personalità. Non ti viene in mente di pensare che c'è un rapporto tra il capo ufficio che ti stressa e il tuo mal di stomaco. Ti viene in mente di pensare che hai il buco nello stomaco, perché è più semplice. In realtà la cosa è molto più complessa. Siete ancora tutto ok? Sì. Sta ancora funzionando? Bene. Ma infatti siamo 9-10, hai voglia. Allora, abbiamo solo scherzato, questa la saltiamo. Adesso vediamo come fa l'organismo vivente a mantenere questa differenza tra il suo interno. Lui all'interno abbiamo detto che ha imparato a mangiare glucosio, se gli do il glucosio, perché ha cambiato gli enzimi dentro. Quindi è come se voi siete fuori, siete nella piazzale Aldo Fusi,
E poi però quando siete dentro il vostro organismo è come se foste saliti in macchina con l'aria condizionata, perché dentro l'organismo si è costruito un ambiente molto più stabile, molto più sicuro che l'ambiente interno dell'organismo. Come fa l'organismo a regolare e a mantenere questo ambiente interno tranquillo, ideale per la vita, mentre fuori fa freddo, fa caldo, la gente ti dà fastidio? Lo fa attraverso delle molecole, che sono le proteine, e in particolare attraverso un tipo di molecole che si chiamano recettori. Perché parlo di recettori e di molecole? Perché la prima cosa che mi viene in mente è: allora vado dentro questa macchina, vado dentro questo escherichiacoli con un farmaco, spengo, accendo gli interruttori del suo DNA e gli faccio digerire le pietre, gli modifico il DNA, posso fargli di tutto. E questo purtroppo è stato il sogno dell'ingegneria genetica, degli organismi geneticamente modificati, eccetera, quello che gli antichi chiamerebbero hubris, la presunzione di andare a toccare un meccanismo così delicato con dei meccanismi violenti, deterministici, che modificano l'architettura dell'escherichiacoli. Nell'escherichiacoli è facile, per esempio voi non saprete che il vaccino contro l'epatite B viene prodotto modificando il genoma proprio di quel batterio, l'abbiamo ridotto ad uno schiavo che lavora per noi. Ma nell'essere umano è estremamente più complesso, perché un gene poi in realtà serve per bilanciarne un altro e il secondo gene serve a stabilizzarne un terzo, quindi non è che l'uomo può andare lì e a schiacciare i bottoni. Se fa questo lavoro, cioè di schiacciare i bottoni, cosa succede? Noi abbiamo detto che c'è il recettore, usate il modello più semplice, la chiave nella serratura. In piazzale Aldo Fusi fa un freddo tremendo, io apro la porta della macchina, mi metto in macchina e accendo l'aria condizionata, ok? Allora, la terapia farmacologica classica, quella che oggi facciamo in medicina, funziona esattamente così. Faccio due esempi. Io ho mal di schiena, allora prendo una pastiglia, vedete questa capsula? Questa capsulina entra in contatto con questa proteina recettore, che sarebbe la mia serratura, va a fermare un enzima che si chiama COX, ma non ve ne frega niente, tanto vi passa il dolore anche se non lo sapete, questo è bello. Lui blocca questo enzima COX e a me passa il mal di schiena. Magico, bellissimo. Mi viene in mente di prenderlo per un mese di fila. Sì, ma dopo una settimana hai mal di stomaco. E perché hai mal di stomaco? Perché questo recettore c'è anche nello stomaco. E mentre a livello delle ossa toglie l'infiammazione, a livello dello stomaco protegge lo stomaco dall'autodigestione. Quindi tu dopo una settimana che prendi il farmaco hai mal di stomaco. Allora il medico ti dà un altro farmaco che blocca un altro recettore e che è per esempio l'omeprazolo, uno di queste robe per protettori gastrici, non sto a farvi nomi commerciali, ma nel momento in cui uso quella roba lì altero la flora intestinale. Quindi capite che quando noi parliamo di effetti collaterali delle terapie farmacologiche, la parola effetto collaterale è sbagliata. Non è un effetto collaterale, è un effetto non intenzionale del farmaco. Cioè a me piacerebbe che non lo facesse, ma purtroppo lui fa un effetto e l'altro effetto. Ma perché? Perché lo stesso recettore, la stessa molecola, lo stesso pezzetto, lo stesso interruttore fa due funzioni diverse in organi diversi. Non voglio farvela lunga, ma questo concetto di recettore e di terapia farmacologica è estremamente importante, ed è estremamente importante perché quello che sto cercando di fare adesso è molto diverso e si chiama modulazione allosterica, e dopo vi dirò che cos'è la modulazione allosterica. Come è fatto questa serratura, la serratura per entrare nella macchina? Avete presente un gomitolo di lana tutto attorcigliato? Allora la chiave entra in questo gomitolo e quando lui si deforma fa partire una cascata di reazioni dentro la cellula che mi fa passare il mal di schiena. Permettetemi la banalizzazione estrema, è proprio una versione a fumetti, ma se mi metto a parlarvi della sequenza o della struttura tridimensionale delle proteine, tra 10 minuti siamo più nessuno, è finita lì. Quindi voi pensate che queste proteine complesse sono dei gomitoli a mollo nell'acqua che hanno una certa configurazione, per cui quando io do il farmaco la molecola cambia, il gomitolo si deforma un attimo, va a far partire una serie di reazioni chimiche nella cellula che mi fa passare il mal di schiena, ok?
E questo è il meccanismo classico dei farmaci. Quello su cui sto lavorando è un altro meccanismo, ve lo dirò tra 15 diapositive circa. Allora, adesso però noi abbiamo parlato dell'Escherichia coli, di un batterio microscopico. Immaginiamo di voler produrre, di voler analizzare un atleta, uno di voi. Beh, il batterio è una cellula. Un organismo vivente come voi è fatto da 100 miliardi di cellule. Voi sapete che abbiamo il problema della gestione politica dell'umanità, noi siamo 7 miliardi. Il vostro corpo è fatto di 100 miliardi di cellule. Quindi capite che il cervello umano è una centralina di controllo e ha delle forme di intelligenza e di regolazione molto più sofisticate, sicuramente delle United Nations, sicuramente degli organismi politici internazionali di cui disponiamo oggi, perché altrimenti il sistema andrebbe a catafascio. Ma quelle Escherichia coli, per 2 miliardi di anni gli organismi sono rimasti semplici come quelle Escherichia coli. Perché? Perché loro utilizzano un cucchiaino di zucchero per produrre 2 euri, ve l'ho detto prima. Questo vuol dire che tu devi mangiare tonnellate, se fossi 100 milioni di cellule, pensate alla quantità di zucchero, arriverebbero autobotti di zucchero di continuo, perché tu non puoi pensare di mantenere un organismo adulto complesso producendo solo 2 euro ogni cucchiaio di zucchero. Allora 2 miliardi di anni fa è successa una svolta epocale nella storia della vita, ci ho messo 2 anni a capirlo, ma è perché sono un po' zuccone. Il discorso dei 2 miliardi di anni è che sulla Terra all'inizio c'era solo zolfo, c'erano dei vulcani e gli organismi viventi, dove adesso usano l'ossigeno, usavano lo zolfo. Era un mondo a zolfo. A un certo punto alcune alghe verdi e alcune muffe e alcuni batteri che si chiamano archea hanno imparato a usare questo zolfo e fissare l'ossigeno dall'atmosfera. Penso che abbiate sentito parlare della Gaia Hypothesis, dell'ipotesi che il pianeta vivente è una forma vivente, che la Terra è un organismo come il mio batterio. Non è accampata per aria. Così formulata non è scientificamente credibile, ma il fondo di verità dell'ipotesi Gaia è che se oggi una bomba nucleare sopprime quelle alghe verdi, siamo panati. Perché domani mattina noi avremo la crisi energetica più devastante dell'umanità e l'umanità è finita lì. Quindi prima ancora di ammazzarci come adulti, l'atomica deve fare attenzione di non ammazzare le alghe verdi che vivono nelle profondità del mare, il plancton, questi microorganismi semplici, i quali trasformano zolfo e ammoniaca in ossigeno. Allora, noi abbiamo già fatto la scelta del nucleare, come il Giappone l'abbiamo già fatta 2 miliardi di anni fa. Perché? Perché a un certo punto questi microorganismi che hanno imparato a produrre ossigeno hanno invaso le altre cellule, hanno invaso le Escherichia coli di prima e sono diventati i mitocondri. Chi di voi sa un minimo di biologia sa che ci sono i mitocondri. I mitocondri sono le centrali nucleari all'interno della cellula, come nel Giappone. Adesso questa metafora non è campata lì, vi dirò perché. C'erano delle alternative? No. Se il Giappone voleva avere la crescita industriale che ha avuto negli ultimi 30 anni, non c'era, non conoscevamo, perché siamo ignoranti come degli zucconi, ce lo sapessimo facevamo altro. Qualcuno potrebbe dire politicamente poteva fare altro. No, non sapevamo come produrre tanta energia così che non fosse nucleare. Qui cosa succede? Quando io ho il mitocondrio e poi le piante hanno fatto un'altra scelta, hanno il cloroplasto, che è una specie di centrale nucleare un po' diversa. Perché le piante hanno fatto una scelta diversa? Perché le piante non camminano, le piante stanno ferme sul posto. Allora la pianta ha già i pannelli solari, la pianta usa la luce come fonte di energia perché non può camminare, non può andare un po' più in là a mangiare lo zucchero. Mentre i mammiferi, gli uccelli, noi camminiamo. Se non c'è da mangiare qua, vado un po' più in là e mangio. Quindi noi abbiamo le centrali nucleari che sono i mitocondri per spostarci. Le piante hanno i pannelli solari perché non si spostano. Che cosa è il vantaggio? Il vantaggio è che con un cucchiaio di zucchero faccio 38 euro. Capite che la differenza è terrificante. Da 2 euro che producevo prima ne produco 38, è veramente energia nucleare questa roba qua. In realtà è mitocondriale, ma è devastante la quantità di energia. Qual è il problema?
Il problema è che l'ossigeno, le perdite come le centrali nucleari giapponesi, noi le abbiamo sempre. E sapete qual è la conseguenza? I radicali liberi. Una delle teorie più avanzate dell'invecchiamento è che l'invecchiamento è dovuto, è legato al fatto che le forme viventi più sofisticate utilizzano l'ossigeno. Questo ossigeno genera dei radicali liberi perché le reazioni chimiche non sono perfette. Gli scappa qualche elettrone qua e là. Questi elettroni sono molto instabili, vanno a danneggiare le membrane cellulari, vanno a danneggiare il DNA, e questo è il meccanismo con cui lo stress, ve lo dirò dopo, gli eventi della vita o quello che è, causa il cancro. Non è lo stress direttamente che causa il cancro, ma è l'aumento del consumo di energia che aumenta i radicali liberi e non compensato va a danneggiare le strutture biologiche. Se danneggia soltanto la membrana cellulare, la conseguenza è il mal di testa. Oggi tutti hanno il mal di testa. Ma perché l'organismo vivente, l'uomo, è stato costruito per stare sotto stress e concentrato davanti a un libro non più di mezz'ora. Perché in quella mezz'ora lui brucia il glucosio che ha a disposizione, poi brucia una roba che si chiama glicogeno, che è nient'altro che del glucosio immagazzinato sotto forma di Lego, ma usa tutto ciò che ha sul conto corrente. Dopo mezz'ora lui ha finito l'energia, non ha più euri. Nel momento in cui non ha più euri, tutti quei meccanismi raffinati per cui tiene la differenza mondo interno mondo esterno vanno in tilt. Le pompe di membrane, i recettori, si ferma tutto, l'acqua entra nella cellula, c'è quello che si chiama cellular swelling, infatti ti senti la testa grossa così perché devi fermarti. E cosa fai? Blocchi tutti gli stimoli dal mondo esterno, buio, silenzio, nessuno ti dica niente. Perché? Perché bloccando tutto l'organismo ha tempo di recuperare, riparte e riesce di nuovo a produrre gli ATP che gli servono per tirare a campana. E quindi un'altra conseguenza terrificante che ho scoperto anche, vi sto riassumendo anni di riflessioni, di discussioni, eccetera, ma un'altra cosa terrificante che ho scoperto è questa, che io pensavo che per causare una malattia tu dovessi rompere una molecola, rompere come la martellata sul dito, no? Avevo il modello che ho imparato a scuola, la moto si rompe perché il cilindro si è spaccato, no. Negli organismi viventi il meccanismo patogenetico più importante, soprattutto nelle malattie croniche, si chiama misfolding. Adesso ve lo dico in italiano. In italiano vuol dire spieghettamento. Avete presente quando vi ho parlato di quel gomitolo? Quel gomitolo ha una forma tridimensionale ed è tenuto assieme da dei legami chimici molto deboli. Ma se io ho i radicali liberi, questi vanno lì e tagliano i fili. La molecola si... Avete presente quando da bambini il gatto andava a giocare col gomitolo della nonna e faceva un disastro? Ecco, i radicali liberi fanno quel tipo di disastro. Allora, quello che succede è che non hai bisogno, per produrre una malattia, di rompere le molecole, di spaccare il DNA, di fare le mutazioni, tutte cose che avrei detto 10 anni fa. Quello che dico adesso, ma lì è stato mio fratello che mi ha detto devi lavorare sul misfolding, perché mio fratello si occupa di demenza e di Alzheimer, lui è uno scienziato serio, e mi ha detto Beppe devi occuparti di misfolding perché ad Harvard, all'Accademia di Medicina Americana, tutti parlano solo più di misfolding, non c'è più l'idea, la mutazione genetica, le sostanze chimiche, gli inquinanti ambientali, la sigaretta di per sé, no, non è un effetto diretto di queste cose. L'effetto attraverso cui l'organismo si incricca è perché, siccome è tutto finemente regolato dalla struttura tridimensionale di queste molecole, quando tu tagli questi filini come fa il gatto col gomitolo, si incricca davvero la macchina, l'organismo per un po' usa un mucchio di energia per raddrizzare il gomitolo, tu infatti sei stanco. Stanco, una stanchezza infinita. Oppure il mal di testa continuamente, poi ti va via il ciclo, poi ti va via la voglia di fare sesso, poi ti va via la voglia di uscire di casa, ti succedono le cose più atroci. Ma la cosa importante è che non hai bisogno di spaccare l'organismo vivente per produrre una malattia cronica, è sufficiente questo misfolding delle proteine, che mi ha cambiato completamente il modo di vedere i problemi. Quindi la nostra atleta è come il Giappone, ha un tremendo problema energetico. Ha bisogno di una quantità di energia enorme, pur sapendo
che se usa tutta questa energia danneggia le sue strutture biologiche e quindi un'arma a doppio taglio, una cosa da usare con molta cautela. E in verità, quando noi siamo seduti come siete voi seduti adesso su una poltrona, questo problema della crisi energetica non è tanto forte, perché quando siete seduti sulla poltrona voi avete delle cose che si chiamano sistemi di controllo. Parola difficile, ma ve la spiego con un esempio. A casa vostra, quando entrate in casa, non è che state lì a dire: ah, quant'è la temperatura? 17, scendi al piano di sotto, accendi la caldaia, apri i termosifoni, se poi va su, torna giù, spegni tutto. C'è un servomeccanismo, c'è una centralina, un aggeggino, il quale misura la temperatura. Voi gli dite 20, voglio 20. Quando va sotto 20 lui accende la pompa pompa l'acqua calda nei termosifoni, la temperatura va su, lui quando arriva a 20 la spegne. Allora noi quando dormiamo, quando siamo a una conferenza, quando siamo dopo pranzo che stiamo digerendo, funzioniamo veramente per certi aspetti come il sistema frenante della mia moto, funzioniamo come il sistema di riscaldamento di casa vostra e tutto va liscio, siamo delle macchine cibernetiche abbastanza semplici. Il problema quando voi guardate questo circuito è che vedete che questo circuito regola la pressione arteriosa. Allora viene in mente di dire: io sono qui, mi va sulla pressione, scatta un meccanismo che mi dilata i vasi arteriosi, la pressione deve tornare a posto. Allora non ci sarebbero gli ipertesi. Perché ci sono gli ipertesi? Se la temperatura è regolata precisa come vi dico adesso, perché quando io prendo un'infezione la temperatura va a 40? Vuol dire che ci sono delle situazioni in cui questi meccanismi vanno in tilt. Cioè questi meccanismi non spiegano il funzionamento di un organismo vivente che va in giro per la città, che va a lavorare, che va in ufficio, che frequenta persone, che fa gare atletiche. Va bene per descrivere un organismo che sta seduto tutto il giorno su una poltrona. Quando invece vi muovete nel mondo esterno, vi succedono delle cose ben diverse. Devo sincronizzare i due computer, abbiate pazienza, e ecco qua. Quando uscite di casa succede di tutto, ma quello che succede agli organismi viventi quando escono di casa è cambiato in modo drammatico in momenti storici diversi. Facciamo finta di essere un uomo primitivo. Se siete un uomo primitivo, uscite di casa, che problema avete? Fa un freddo terrificante, prendete la polmonite, morite. La gravidanza va male, morite di parto. C'è un'epidemia, muoiono tutti. C'è una tigre, un leone, un branco di lupi affamati, appena esci fa pranzo e tu praticamente hai risolto i tuoi problemi. Allora che cosa succede? Che fino per 5.000 anni, fino alla rivoluzione industriale, noi siamo vissuti in questo modo. Se voi guardate la curva di sopravvivenza di una popolazione, prendiamo 1.100 persone, ad un anno di età ce ne sono già solo più 80, sono morti di quella che si chiama mortalità infantile. Non c'è l'acqua potabile, ti viene il tifo, il colera, la diarrea, la dissenteria. Poi muori di malattie respiratorie. Ancora oggi i paesi in via di sviluppo hanno la diarrea come una delle cause di morte principali e la polmonite viene subito dopo, il parto viene al terzo posto. L'AIDS in Africa, ma quello è già un'altra storia. Quindi capite che la cosa bella degli occidentali è: ah, mi piacerebbe un bel paese selvaggio nella foresta, vado lì così la finisco con questo ufficio, eccetera. Questa nostalgia del primitivo è molto bella, ogni tanto prende anche a me, poi sono nato in campagna, figuria, basta ste molinette, vado nelle Langhe, vado su a Borsolasco. Sì, va bene due giorni ragazzi, ma guardate che vivere in un posto così è una noia porca. Se metto il naso fuori questo mi sbrana, se non mi do da fare non mangio, se non faccio la polmonite muoio. Cioè, ho l'impressione che sia bello, è stato 68, questo ritorno alla natura, il romanticismo, tutto quello che volete, ma è bello da casa seduto sul divano o sul Goldwyn 1800 fare il giro a Borsolasco, poi però torni a casa tua tutto climatizzato e quant'altro. Quindi, ma è bello perché per esempio Rousseau ha vinto un concorso dove ha scritto che la civiltà umana ha rovinato gli esseri viventi.
e che bisognava tornare a vivere in modo naturale, ma non parliamo della New Age, degli spiritualisti che ci sono in Italia, all'estero e dappertutto, questa nostalgia del primitivo. Finché stai sulle generali, sei a Piazza Navona, ti vesti da hippie, ci sono delle belle ragazze, piace anche a me. Finito questa storia qua, non lo so quanto vai lontano con la nostalgia del primitivo. Comunque, Gombrich, che è un artista affascinante, ha scritto un libro che si chiama Nostalgia del primitivo e analizza Picasso, Gauguin, ve lo ricordate Gauguin? Gauguin voleva tornare alla bellezza originaria, è andato in quel postaccio dove c'erano solo dei troioni, posso dirlo, sì? Dove era tutto rovinato, tutto inquinato, tutto sfruttamento. E lui l'ha disegnato, ma perché non l'ha mica vista? Lui ha disegnato quel che aveva nella testa e si è anche suicidato. C'è stato tutto un momento Picasso quando rappresentava il primitivo, le maschere di Picasso. Quindi, vabbè, non me la faccio lunga, se volete facciamo un'altra conferenza sulla nostalgia del primitivo, che è una roba da prendere con le pinze tanto quanto le centrali nucleari del Giappone. Che cosa succede? Allora, fino a un po' di anni fa, soprattutto tra le due guerre, abbiamo inventato una teoria dello stress. Abbiamo detto, finché sei sulla poltrona va bene l'omeostasi, la cibernetica, questi meccanismi, l'ABS, il servofreno. Quando c'è il leone che ti corre dietro, bisogna che scatta un altro meccanismo. Abbiamo inventato una roba che si chiama la risposta allo stress. La risposta allo stress che cos'è? È il leone che mi corre dietro. Allora, facciamo finta che questa tigre abbia studiato la Bocconi. È seduta lì e fa, allora, leone, velocità 90 all'ora, distanza 300 metri in linea d'aria, velocità della zebra 40 all'ora, ma già mangiato. Ragazzi, tutto il Novecento, tutto il secolo Novecento, è una spettacolare sopravvalutazione del cervello, del linguaggio, della psicologia. Angela, tappati le orecchie. Tutto il Novecento è convinto che quando noi impariamo qualcosa è perché te l'hanno insegnato, nel senso che te l'hanno detto a voce. No, non è così. Cosa succede alla tigre? La tigre parte prima di vedere il leone. La tigre ha sentito, ha percepito, ha intuito un rumorino, la vibrazione del terreno, l'odore portato dal vento da 20 km, è partita la tigre, il leone non l'ha neanche visto. Ma quando giocavo a pallavolo, io ero un contadino, ho detto, picchio duro, andavo su, picchiavo giù delle botte della miseria. Andava tutto bene, giocavo ad asti, erano tutti più bassi di me, io ero fortissimo, li buttavo tutti giù come i birilli. Una domenica abbiamo giocato contro il Panini di Modena. Il muro era alto un metro più di quel che arrivavo io. L'allenatore mi ha detto, Beppe, tu hai una forza bestiale, devi fare una roba, salti, usi la mano, fai la faccia da cattivo, tutto, poi ti giri sui remi, tocchi la palla, gliela tiri di traverso così e gli cade sui piedi. Sono riuscito tre volte con una fatica, uno stress che me lo ricorderò tutta la vita. Ma ho capito che la partita dopo avevo un alzatore. Quando lui mi alzava la palla, io saltavo senza vederla la palla. A pallavolo adesso si gioca senza la palla. Tu parti, prendi la rincorsa, sei per aria, se arriva picchi come un disgraziato, se no devi solo fare in modo di non saltare sulla rete di tutta la vita. Però è anche lì una fatica che non vi dico. Si giocava la pallavolo veloce, mi ricordo arrivavo su con una forza, una rabbia devastante, ma lui passava la palla a quello di là. Noi facevamo punti, ma i reni, la schiena, è terrificante perché io ero piegato, piazzato come se avessi la palla. Io ero saltato perché c'era la palla, ma la palla non c'era. Quindi tutta questa spettacolare sopravvalutazione della razionalità a funzione, perché il leone ti mangia. E più tu sei psicologo e più ti mangia. Perché tu cominci a dire, c'è un rumore, ma chissà se è la tigre. Se sbagli il corpo non ripeti l'esperimento. Mangia, that's it. Allora, perché non ci siamo accorti di questo? Perché gli psicologi li ha mangiati tutti. E quindi, you know. Siete ancora svegli? Vabbè, siete ancora svegli, va bene. Io continuo ad arrivare, il happening è Woodstock. Se fossi un romantico, se credessi nella nostalgia del primitivo, sarei contento. Vabbè, comunque non importa.
non ci siamo. Tutto questo meccanismo di risposta allo stress è un meccanismo di anticipazione. Tu parti prima che succeda l'evento e tu non puoi partire prima dell'evento usando la razionalità. Non è il ragionamento che ti porta a saltare quando non c'è la palla. Il ragionamento ti dice: sei scemo. E no, non frega niente, tu salta, perché se arriva la palla il nemico è spiazzato. Quindi tu salti comunque, è contro natura, è controintuitivo, non frega niente, ma l'organismo funziona. Mi ricordo in un pezzo solo con quella palla. Io vedevo la palla, non ci pensavo mica, il corpo si muoveva da solo. Se vuoi vincere è così che fai, tu sei un pezzo solo col gioco, non esiste distinzione. Il cervello lascialo a casa, ti serve per le neuroscienze. Allora, adesso parliamo di un pezzo del cervello che è completamente diverso. Questo cervello è stato scoperto solo nel 1990 da due ricercatori, uno si chiama Bruce McEwan e l'altro si chiama Ledoux, uno è francese e l'altro è tedesco, due profughi in America anche loro, perché l'Europa sono, gli scienziati europei sono tutti in America, erano, perché adesso l'America ha dei problemi, ne ho anche uno in famiglia. Morale della storia, che cosa ha scoperto Ledoux, cosa hanno scoperto questa gente che si occupava dello stress? Si è resa conto che non sono quei meccanismi, quei sistemi di controllo, gli ABS, tutte quelle macchinette di prima che sono importanti, ma due organi sono diventati di moda e oggi sono il centro di attenzione delle neuroscienze. L'amigdala, e l'amigdala fino a qualche anno fa, o il sistema limbico se volete, e l'altra si chiama ippocampo. L'ippocampo è affascinante, è un navigatore satellitare, per cui i pipistrelli volano i 100 all'ora di notte in una grotta, il mio navigatore satellitare fa ridere i polli in confronto, quindi anche lì è frustrante vedere come gli squali, i pipistrelli, le balene hanno dei meccanismi di navigazione satellitare che noi dobbiamo ancora lavorare 1000 anni per arrivarci. Ma non posso parlarvi dell'ippocampo, perché? Perché l'ippocampo ha a che fare con l'apprendimento di nozioni esplicite, cioè se io so che Napoleone era un generale francese, se so che la rivoluzione francese è venuta nel 1789, se so che l'Italia si è unificata 8 anni fa, se so una serie di cose, è l'ippocampo che si ricorda queste cose, che le impara, il teorema di Pitagora, tutte queste cose, si ricorda che a 12 anni ho fatto, non l'ho fatta la crisi, mi sono rifiutato, a 6 anni ho fatto la prima comunione, insomma queste robe qua. Invece a quello che a me interessa è la macchina per sfuggire al leone. A me interessano quei meccanismi e quei inconsci che anticipano un pericolo e mi permettono di sfuggire al pericolo, ed è tutta la ricerca attuale sullo stress. Allora, i neuroni specchio, che vi descriverò come funzionano tra 2 minuti, sono comparsi per la prima volta in alcuni organismi viventi, che sono le pterighie, ma per farla semplice, meduse, seppie, questo tipo di animaletti che vivono nell'acqua. Perché? Perché questi animaletti hanno una vita molto semplice. Che tipo di pericolo devono anticipare? Beh, devono riconoscere uno scoglio da un pesce buono, un pesce innocuo, da un carnivoro, da un predatore. Ma il loro repertorio di pericoli, il loro mondo è talmente provinciale che una volta riconosciuti 3 o 4 tipi di pericoli, loro hanno risolto il loro problema e continuano ad andare avanti benissimo con i neuroni specchio. Non a caso Eric Kandel, che ha preso il Nobel nel 2000 studiando proprio questi meccanismi di cui vi parlerò tra un quarto d'ora, non ha studiato l'uomo, ha studiato una lumachina che si chiama Plisia californica, quella lumachina che vedete lì, perché ha capito che quella lumachina ha questa amigdala, o comunque ha dei circuiti elettrici che assomigliano all'amigdala. Allora ha detto: lasciamo stare gli psicologi, gli psicanalisti, tutta sta gente che è convinta che la zebra ha capito che il leone la odia e non le vuol bene, e allora... No, scappa da ridere, ma purtroppo tutta la letteratura del Novecento era così. Abbiamo inventato... E l'invidia del pene, voi avreste l'invidia del pene. E non parliamo... No, ma non vado giù sulla psicanalisi, perché sennò vi faccio sbellicare da ridere. L'invidia del pene. E la mamma frigorifero, il bambino autistico perché la mamma è frigorifero di Winnicott, Angela tappa le orecchie di nuovo. Allora, quello che ha capito
Candel è una cosa, lasciamo stare questi psicologi un momento, lascia stare la Bocconi, occupiamoci di come si fa a salvarci dai predatori, siano essi umani o non umani. E ha studiato questa plisia. Dopo vi dirò cosa io ho ricavato dagli studi sulla plisia, ma qui c'è un grafico molto interessante. Questo grafico molto interessante vi dice due cose, che il gorilla e lo scimpanzé, li vedete lì, quei due puntini rossi, hanno un cervello piccolo, 400-600 centimetri cubi, quindi loro non sono giapponesi, non, con 2 euro non vanno lontano, ma di sicuro la scimmia non rischia la demenza di Alzheimer, infatti le scimmie non hanno la demenza di Alzheimer, non hanno il Parkinson, perché non hanno i radicali liberi, o comunque ne hanno una quantità minima, e il metabolismo, quello pericoloso, lo fanno attivare pochissimo. E quindi una cosa che ha intrigato molto gli scienziati è stato sto fatto che la demenza è un fenomeno prettamente umano. Ne abbiamo già inventata una, che bravi. Così abbiamo inventato la demenza, che nelle altre specie non c'è. Poi però ci sono delle altre cose. Questo animaletto di sicuro non ha i radicali liberi, non ha il misfolding. Lui le proteine le ha tutte stirate, come era la mia signora a Milano. Sono stato 6 anni a Milano, avevo tutta la roba. 18 euro l'ora, mio stipendio da primario al 10 del mese era finito, però avevo le robe messe cartesiane. Vedevi le mutande in fila, con un colpo d'occhio le attraversavi tutte le mutande, arrivavi in fondo al cassetto. Io che sono nato nel bagno, bagnavo. Sembrava una sala operatore, potevi intervenire da un momento all'altro, un fastidio. Vabbè, quello che è interessante in questo grafico è un'altra cosa. L'essere umano ci ha provato a bruciare più energia, a vivere intensamente tutto il giorno, a fare raccolta di emozioni, un po' come stiamo facendo noi adesso. Fate attenzione perché consumi energia sia quando hai emozioni positive che negative. Quindi se vinci la lotteria, guardate i pugili, i calciatori, si rovinano tutti, sono fuori di testa, perché il successo mangia tanti euro come li mangia scappare dalla tigre o via discorrendo. L'essere umano che si è bruciato il cervello, e questa è un'ipotesi, ma è l'ipotesi che a me piace di più ed è quella più sostanziata dai dati, è l'uomo di Neanderthal. Se vedete quei pallini neri, l'uomo addirittura per un certo numero di anni si è permesso un cervello più grosso di quello attuale e infatti si è bruciato il cervello. L'uomo di Neanderthal si è estinto. L'altra cosa che, e quindi fate attenzione perché questa caccia continua alle emozioni. Gioco in borsa, corro in moto, corro in macchina, vai avanti fino a 50 anni poi rincoglionisci del tutto come capiterà a me tra un anno o due, perché io quegli errori lì li ho fatti tutti. Allora che cosa succede? Pallavolo, eccetera. Che cosa succede? Quello che tu impari da questa diapositiva è che devi fare molta attenzione ad avere queste emozioni violente, ad avere degli eventi della vita violenti, ti muore la madre, ti muore il cane, ti lascia il coniuge, ti separi, ti risposi 8 volte. Se hai il fisico, se hai la centrale nucleare che va bene, se non ti fai il misfolding delle proteine va tutto bene. Cioè, l'uomo può permettersi un certo numero di eventi di vita, ma non di più. Se no fa la fine dell'uomo di Neanderthal. Well, having said that, e qui alcune cifre. Quando ho fatto questa ipotesi, come ho fatto a verificare che ha un senso? Perché sai, tu fai delle ipotesi anche ardite, ma poi devi verificarle. È molto semplice verificarlo, basta confrontare la risonanza magnetica nucleare con la PET. Non sto a descrivervi il problema, ma quello che abbiamo capito è quando tu prendi una persona, la sottoponi ad uno stress molto violento, per esempio gli fai vedere un film violentissimo o gli fai vedere la morte, l'incidente stradale del figlio o queste cose atroci che si fanno purtroppo ogni tanto negli esperimenti, il flusso ematico cerebrale aumenta del 30-40%, ciò vuol dire che il cervello si mangia metà del sangue. Che cosa ti viene in mente? Che l'ha tolto da un'altra parte. Adesso vi dirò dove l'ha tolto. Quindi, tutte le volte che tu sei stressato, io uso il teorema della reattività speciale, cioè l'organismo vivente non è più un'unica cosa, ma si scinde in una serie di sottosistemi, qualcuno è stimolato e qualcuno è inibito. Ma perché qualcuno è stimolato e qualcuno è inibito? Perché se no non hai gli euro per tirare avanti. Devi ridistribuire gli euro, li metti dove ti servono. Gli organi che ti servono per scappare dal leone li stimoli e gli altri organi li spegni. Adesso vi farò degli esempi. E quindi quello che succede è che noi disaccoppiamo
noi non produciamo più 38 euro per ogni molecola di zucchero, ma solo 2. Quindi siamo in grado di rispondere ad uno stress violento per mezz'ora, dopo mezz'ora inizia il danno biologico. Peccato che noi oggi siamo sottoposti a delle forme di stress che durano tutto il giorno. La denuncia dei redditi, il capo ufficio, il primario, la crisi finanziaria, il mutuo, durano degli anni. Quindi pensate al tipo di crisi energetica che questi fenomeni scatenano in un organismo vivente. La teoria matematica per descrivere questi fenomeni, la teoria delle biforcazioni descritta da Feigenbaum, è di nuovo una matematica non lineare, e l'altra teoria matematica che uso di più è la teoria speciale della relatività, ma ve le risparmio. Facciamo invece una idea a fumetti. Abbiamo detto l'amigdala. L'amigdala, per riuscire a scappare da questo leone, cosa fa? Ha 3 stanze dei bottoni. Cioè va nella stanza dei bottoni e accende e spegne dei bottoni, come farei io se non avessi l'impianto di riscaldamento centralizzato. Fa un freddo tremendo, visca i termi. Fa caldo, spegni i termi. Fa la stessa cosa. Molto più raffinata, ma lo fa con 3 centraline di controllo, 3 scatole dei bottoni. Il primo si chiama simpatico-parasimpatico. Avete sentito l'adrenalina, mi va l'adrenalina a 1000. La prima scatola dei bottoni è quella che regola l'adrenalina o il parasimpatico, quindi è una specie di yin e yang. Quando tu devi rispondere, devi scappare dal leone, devi andare 100 all'ora, allora lui cosa fa? Guardate, tutto questo qui è il simpatico, lui accende certi organi e ne spegne altri. Tacchiamo dalla cima, pupille dilatate, certo devo vederci chiaro, devo vedere i rami, devo vedere le piante, sennò quello mi raggiunge e mi mangia. Poi, ghiandole lacrimali, 0. La gente stressata non ha la salivazione, ha gli occhi asciutti, gli occhi che bruciano. Uno dei sintomi dello stress sono gli occhi asciutti, la lingua asciutta, la lacrimazione a 0. Polmoni. Ah, polmoni, cosa vuoi fare qui? Devi fare broncodilatazione, dilata i bronchi all'inverosimile perché ti serve ossigeno per correre. Il cuore, vai 100 all'ora, un batticuore spaventoso. Il polso lo senti, ti senti il polso nella gola. Sono gli stessi sintomi che ha una persona che ha un attacco di panico, un attacco d'ansia. Allora capite che questi sintomi li produce il cervello. Perché in certe situazioni le persone con un attacco di panico si comportano come se, gli scienziati dicono as if, avessero un leone dietro la schiena. Il leone non c'è, ma non fa nessuna differenza. Perché il cervello ha imparato a reagire a degli stimoli minimi come se ci fosse il leone che li insegue e hanno l'attacco di panico. Lo stomaco, vorrei mica mangiare col leone che ti corre dietro. Via, niente sangue, niente ossigeno, niente. Dopo 6 mesi hai l'ulcero. Ah, non ci sono sangue, mal di stomaco. Stomaco pesante, sonnolenza dopo i pasti, non digerisci, questo è lo stress. Andiamo giù, pancreas. Il pancreas deve produrre glucagone, zucchero a gogo, infatti ti viene il diabete tipo 2 dell'adulto. Colesterolo, butta giù del colesterolo che così lo brucio, ma colesterolo quello cattivo. Non l'HDL, quell'altro, lo prendi dall'addome magari, lo butti in circolo e te lo bruci e non lo metti nei depositi a lungo termine, te lo tieni in circolo. Infatti il colesterolo e i trigliceridi vanno su a 500 in persone stressate. Ultimamente la gente che sa che mi occupo di stress viene da me e mi dice avevo 200 di trigliceridi, arriva da me con 600. Dopo 10 giorni ha di nuovo 250. Io non ero abituato che i trigliceridi facessero queste oscillazioni. Ero abituato che l'ipercolesterolemia è una roba genetica che te la tieni. Non è assolutamente vero, grazie a Dio, puoi farla andare giù, su, se sei capace. Non è detto che sono capace, ma... Il colon contiene le feci, che pesano. Se devo scappare cosa faccio? Lo attivo, diarrea porca al mattino appena sveglio, mal di pancia da crepare, spasmi addominali incredibili. E l'urina ogni 2 minuti vai a pisciare, pesa, scaricare, liberare. L'erezione, vorrei mica fare del sesso col leone che ti corre dietro, pigliuma ciulla, più niente, l'Occidente legge libri di fantascienza, ciulla pigliuma, le mie amiche fanno i discorsi, io anche, faccio grandi discorsi, ma sciulla mai, che dica Berlusconi, sciulla pinelli, e vabbè. Adesso arriviamo alla seconda stanza dei bottoni, il cervello medio controlla una roba che si chiama ipofisi. Nell'ipofisi funziona diversamente, quello là erano dei fili elettrici, qui invece produce degli ormoni che vanno nel sangue e circolano.
tiroide a 1000, falla funzionare, tiroide brucia, allora ha sempre caldo. Quando sei stressato in fase iniziale è sempre caldo, ma dopo un po', quando il meccanismo si inceppa, hai sempre freddo. Io ho delle amiche che i piedi non li accendono, male, gelidi, terrificanti. Poi il surrene, cortisolo e adrenalina a 1000, fagli produrre cortisone, fagli produrre adrenalina, dopo vedremo l'importanza. Testicoli, erezioni, ovaie, amenorrea, ciclo andato, fallo tornare, tempi duri. Io pensavo, quando ero piccolo, che l'impotenza, l'amenorrea fossero malattie da ginecologo. Il ginecologo non c'entra niente, è il cervello, è il circuito delle neuroscienze che controlla l'amenorrea, e quindi andarsela a prendere con l'ovaio, fai l'eco. Sì, ci sono alcune malattie, ma sono molto rare, che causano l'amenorrea da danno dell'ovaio, ma sono il 20%. L'altro 80% le chiamiamo funzionali, cioè non trovi niente. Quello che puoi trovare è la prolattina alta. Perché? Perché la prolattina è controllata dal cervello. La lattazione, vabbè, le ossa, la crescita, no, non abbiamo tempo da perdere. C'è il leone che mi corre dietro, non cresci più. I bambini dei campi di sterminio, i bambini sottoposti a violenza da piccoli, non crescono. C'è un nanismo che si chiama nanismo psicogenetico, in realtà è un nanismo biologico cerebrale, che ha questo meccanismo. Vabbè, avete capito che il cervello può fare di tutto. Poi ha una terza stanza dei bottoni. La terza stanza dei bottoni funziona come quelle lampade in cui tu decidi solo l'intensità della luce. Sapete, quelli che o col pedale o con la leva, che io abbasso la luce ambiente o alzo la luce ambiente. Cioè, sistemi che regolano l'attività globale del cervello. Allora, mentre prima stavamo discutendo dei meccanismi con cui il cervello modifica il corpo, adesso studiamo dei meccanismi con cui il cervello modifica altre parti del cervello. E qui, di nuovo, mi sono convinto definitivamente che tutte le teorie cosiddette psicologiche fanno acqua da tutte le parti. Perché? Perché quando io intuisco, anticipo che il leone mi corro dietro, scarico della noradrenalina, il cervello si illumina, quindi sono più sveglio. Voi avrete notato che quando siete stimolati da qualcosa siete più svegli, più reattivi. Poi la dopamina mi rende più scattante, più agile, più capace di evitare gli ostacoli. Poi ho la serotonina che mi toglie la paura. Toglie la paura, e certo, se tu pensi quell'altro mi raggiunge e mi sbrana, sei panato. Quindi c'è una macchina che nella risposta acuta alla paura ti toglie, allo stress ti toglie la paura. E va bene, negli ultimi 10 anni, negli ultimi 20 anni, ma diciamo dagli anni 90, il mondo occidentale si è reso conto che viviamo in una società piena di meccanismi diversi da quelli del leone che insegue la zebra. A partire dalla rivoluzione industriale l'uomo ha subito una forma di violenza, mi spiace chiamarla così, ma è proprio così, perché io non sono politically correct, non più, anzi sono disgustato dalla mia ex politically correctness, perché a 8 mesi ti sbattono nella scuola materna. Tu sei un bambino sensibile, lì ci sono 2 che menano, uno che ti morde le orecchie, l'altro che sputa e dice le parolacce, e tu a casa ti hanno insegnato a essere tutto educatino, pulitino, quello che è. Poi, finita la scuola materna, fai le elementari, di bene in peggio. Metodo di insegnamento globale. Tu sei uno che impara lentamente, la scuola è fatta per chi? Per quelli lenti, per quelli veloci, per quelli in mezzo. Allora, quelli veloci si annoiano, quelli lenti non ce la fanno. Ma abbiamo creato la scuola dell'obbligo uguale per tutti, perché c'era un altro mito della società moderna, che siamo tutti uguali. C'è da sbellicarsi, da ridere. Siamo tutti uguali davanti alla legge, forse, poi anche lì ci sarebbe molto da dire. Anche questo è un altro slogan che mi lascia veramente perplesso, ma come ideale lo Stato di diritto mi ha sempre affascinato, e non l'ho ancora demolito quando ho demolito tutto il resto della mia political correctness. Che cosa succede? Lo stress qual è? Sei stato escluso dal branco. Quell'altro, un deficiente, è diventato primario, tu sei rimasto assistente. Tu fai i turni di notte, quell'altro guadagna miliardi. Ma poi ci sono, dopo, più avanti, vedrete un altro meccanismo ancora peggiore. Rapporti di coppia.
dopo 2 o 3 anni, finito l'entusiasmo iniziale, non ci si parla più, una sofferenza eterna, i figli, il mutuo, la casa, i genitori che stressano, quello sì che altro che la tigre, perché c'è un problema, quando il leone ti corre dietro, devi farcela 20 minuti, poi il leone è molto aristocratico, lascia perdere quella zebra lì, vado, ne passa una più giovane e ne mangio quell'altra, e quindi tu sei bene che tranquillo. Invece il marito non ti molla, quello sta lì, se ti fa una piccola violenza tutti i giorni, vai avanti, ci prendi persino gusto, dopo vedrete che la cosa diventa anche più perversa. Poi ci sono i meccanismi di esclusione, negli adolescenti l'esclusione è terrificante, 3 giocano assieme tra loro, escono assieme, si raccontano le storie, tu stai in un angolo da solo. E l'ultimo numero di Mente e Cervello, tradotto in italiano penso, io lo leggo quello in inglese perché noi profughi parliamo inglese, ma il discorso è che è venuto fuori che il dolore di quella ragazzina tagliata fuori dagli altri risponde al Voltaren come il mal di schiena. Quindi quando gli psicologi, gli psichiatri parlano di dolore morale, non esiste il dolore morale, il dolore dell'esclusione sociale ha gli stessi identici meccanismi, è prodotto dal cervello identico come l'artrosi, il mal di schiena, l'artrite reumatoide. E un altro problema che abbiamo inventato con la rivoluzione industriale è il denaro. Ma all'inizio il denaro non era così malvagio, perché il denaro in fin dei conti mica devi portarti dietro sempre delle merci da scambiare, tu scarico dietro il Goldwing una mucca, un po' di grano, come faceva mio nonno che portava il grano a macinare, poi si teneva un po' di pane, il meccanismo di scambio non può funzionare. Ma il denaro fino agli anni 90, in cui l'Occidente sembrava ancora funzionare, ci credeva ancora qualcuno, aveva un ruolo limitato. Per esempio nessuno si sognava di vendere i bambini, gli organi, di massacrare, di buttare giù la Libia per prendere il petrolio, di invadere l'Afghanistan perché ti servono le risorse prime. Tutta una serie di atrocità che abbiamo inventato negli ultimi 10 anni prima non c'erano. La rivoluzione industriale era ancora una roba da gentleman. C'era l'uomo fatto da sé, eccetera, ma comunque non voglio farvela lunga. Quindi la seppia deve solo sapere. Quello che ho toccato è un pesce predatore, quello che ho toccato è un pesce buono, quello che ho toccato è uno scoglio. Basta. Ha 4 neuroni, di cui un neurone riconosce l'odore, la voce, i tratti del volto e il sorriso. Abbiamo qui Giulio Preti che, essendo un dentista, un professore universitario raffinatissimo, ha capito che i denti in una persona non servono per masticare soltanto. Il dente fa parte di te. L'espressione del viso, il sorriso, il modo di vivere l'immagine corporea è condizionato in modo tremendo dal sorriso. Infatti il bambino, il neonato, riconosce il sorriso e riconosce gli occhi della madre. Tutti gli altri aspetti del volto sono secondari. Una cosa importantissima è l'odore. L'ultimo premio Nobel è stato dato a una ricercatrice che ha scoperto che noi abbiamo 3.000 geni che controllano la sensibilità agli odori. E finora non sapevamo cosa ce ne facevamo di questi odori. La cosa divertente è che ha studiato delle ragazze del college e una ragazza aveva il ciclo irregolare e un'altra aveva il ciclo regolare. Dopo 2 mesi la ragazza col ciclo irregolare si è regolarizzata. E chi regolarizzava il ciclo erano i feromoni, cioè era l'odore che in certi periodi del ciclo aveva la compagna a distanza. Potrei citarvi altri lavori, ma non posso andare giù sulla letteratura. I ricercatori di Harvard, che per primi avevano descritto questi neuroni nella scimmia negli anni 60, li chiamavano the grandmother neurons, cioè i neuroni della nonna. Si era convinti a quell'epoca che nel nostro cervello c'è un neurone che conosce la nonna, uno che conosce la mamma, uno che conosce il vicino di casa. Infatti i bambini piccoli, sapete che quando vedono la mamma ridono contenti, felici, vedono uno sconosciuto, soprattutto verso i 6 mesi, e si dividono in 2 gruppi. Un gruppo si mette a ridere, mi viene in mente Alberto, forse c'è la mamma qui dentro da qualche parte, Alberto ti guarda, guarda che hai la barba, mai visto la barba, tocca la barba, poi ti fa un bel sorriso. Lui è un bambino estroverso. Poi mi viene in mente Alessia, un'altra bambina che conosco, la quale invece mi guarda, ho la barba e si mette a piangere a dirotto. Allora cosa succede? Succede che nell'uomo
il meccanismo che scatta forse nel neonato, nel primo anno di vita, e servono comunque a identificare l'odore, la voce, i tratti del volto della mamma, cioè delle persone di fiducia e delle persone significative. Io non penso affatto che il bambino piccolo che sente l'odore della madre sappia che la madre gli sta dando il latte. Lui riconosce semplicemente la mamma e risponde con un meccanismo riflesso automatico a quel tipo di odore, a quel tipo di sorriso, come se fosse la mamma. Immaginate di insegnare a un bambino di 2 anni a suonare l'organo. Io ho insegnato ai miei nipoti a sciare, ad esempio, ma non gli dicevo mica carica il peso sullo sci esterno, spalla avanti, guarda l'anca, no. Loro si mettevano dietro lo zio a mezzo metro, come vedete qua, e facevano esattamente quel che facevo io. Che cos'è l'empatia? L'empatia in inglese è mettersi nelle scarpe dell'altro. To put yourself in somebody else's shoes. What does it mean? Significa che tu non devi, lui non deve raccontarti, guarda adesso io ho il peso. Un bambino di 4 anni, cosa vuoi raccontargli il peso sullo sci esterno, esco con la spalla avanti? Se insegni a sciare ad un adulto, puoi fare in questo modo. Ma se insegni ad un bambino, quello che conta è l'imitazione. Lui imita quello che fai tu. Ah, ma qui c'è subito un problema. Il problema è l'autenticità. Tu non puoi far finta di sorridere. Quando fai finta di star bene con qualcuno, avete mai provato a far finta di star bene con qualcuno quando state male? È una sensazione devastante. Perché? Perché non siete voi che dite adesso sono con questo qua, devo star bene. No, voi state bene e poi vi sentite bene perché il vostro corpo sta bene, ma perché il corpo è un pezzo unico con quell'altro. Se non scatta questa immedesimazione, proprio questo specchio, tu non riesci a star bene con l'altro. Allora questo meccanismo mi spiega l'imprinting. Perché il bambino piccolo, perché l'oca appena vede un essere che si muove lo segue? La spiegazione è molto semplice. Mentre le scherichiacoli, mentre degli animali semplici quando nascono sono già finiti, sono già in grado di essere autonomi. Un uccello dopo 2 giorni cammina, vola, viaggia. I bambini ancora 1 anno devi cambiarli, lavarli, eccetera. Più gli esseri sono diventati complicati, più sono diventati dipendenti in un periodo della loro vita dalla madre. Ed è per questo che noi abbiamo questi meccanismi di empatia e di attaccamento. Perché il bambino piccolo non affronta direttamente il mondo esterno, ma attraverso il filtro della madre. E quindi tutto questo però ha messo anche in discussione quando io vedo un malato. Io vedo un malato e chiedo: lei come sta? Una volta stavo delle ore a sentire i malati che mi raccontavano di tutto. Era un giovane democratico ed entusiasta. Poi sono andato a Londra e dopo 1 mese che ero su mi hanno dato l'ambulatorio delle malattie polmonari. Ma Giulio faceva il dentista in Germania, ha avuto la stessa esperienza. Allora ho detto, beh, se mi danno l'ambulatorio era bello, guadagnavo, eccetera, devo studiare l'inglese. Ho fatto un corso di polite English. Would you mind to tell me something about your last symptom? Bene, quando curavo i ricchi della private section tutto andava bene. Questi dicevano: ho una sottile sensazione di broncospasmo alla fine dei rapporti con mia moglie. Oh. Viceversa, il secondo giorno mi ha sbattuto nell'ambulatorio dell'ospedalino di provincia, erano tutti indiani, pakistani, di inglese non si parlava mai. Io avevo il mio bel fonendo e li guardavo con molta più attenzione, guardavo come respiravano, guardavano l'atteggiamento del corpo, guardavo se erano sofferenti. Alla fine della mattinata dico: did you understand anything? Nothing. Ho detto: ah, non sono solo, lei aveva capito niente. Ma lei aveva capito che cosa te ne frega. L'importante è devi capire se questo sta bene o no. Senti il polmone, guarda come sta. Poi quando doveva dirmi, mio figlio si droga, me lo diceva in polite English. Quindi lui quando parlava del suo corpo non aveva il linguaggio, ma io lì ce la facevo col fonendoscopio guardando con attenzione il suo corpo, la mimica, come stava, la sofferenza, eccetera. E forse ho imparato di più sull'essere umano sofferente in quel modo lì, perché non avevo la lingua, che se non avessi usato il mio polite English. Would you mind to tell me something about il tuo diaframma? Che poi spiegare il diaframma con i condizionali dell'impossibilità in inglese, no? Have you been? Non è tanto facile, vabbè. Having said that, una ricercatrice californiana
Nel 2000 Susan Taylor ha scritto un lavoro che è stato una svolta nell'ambito delle neuroscienze e dice: attenzione, e qui torniamo all'empatia, all'attaccamento, a questo affezionarsi al malato, a questo rapporto empatico col malato. Dice: attenzione, di fronte ad un rapporto sociale, perché qui stiamo parlando di rapporti sociali, non ci sono più i predatori o quel che è, ci sono rapporti interpersonali, no? Ci dice: ci sono due meccanismi di rispondere. Uno è il classico stress, quello descritto da Cannon e Selye. Tu devi combattere o fuggire, quindi con la zebra devi decidere: o prendo sto leone e gli do un pugno sul muso, oppure scappi perché sennò mi mangia. Oppure c'è questo meccanismo molto più femminile, molto più raffinato: se tu vedi che hai di fronte a te un essere umano sofferente, ma anche un nemico che è più forte di te, è meglio che ti avvicini e cerchi di fare amicizia. È tutto il metodo della non violenza, c'è tutta una tradizione culturale sulla non violenza. La Taylor è una femminista, io non sono femminista, ma penso che dall'aspetto fisico non avevate dubbi. Io non sono femminista. La Susan Taylor ha fatto su tutto una piritera, per cui ha detto: ecco, la scienza occidentale è maschilista. C'è un filone di donne in America che ama esprimersi così. La scienza occidentale è maschilista, il meccanismo dominante insegnato all'università è la violenza. Se il mondo fosse governato dalle donne sarebbe più felice. Bisogna inventare un meccanismo di non violenza assoluto che domini l'umanità e barabì, barabì, barabà, tutta una storia che non finisce più. Bene, io non sono assolutamente d'accordo. Mi è costato molta fatica capirlo, anche perché inizialmente ho coltivato delle simpatie per questo modo di pensare, ma sono un pentito. E sono un pentito perché negli ultimi 20 anni è successa una cosa terrificante in Occidente, la cosa più terrificante dell'Occidente, è che il denaro è diventato il numero uno. Ed è spaventoso che una civiltà così raffinata, che ha Leonardo da Vinci, che ha capito la scienza moderna, che ha capito la biologia, oggi mette il denaro prima della vita, dell'altruismo, del dono gratuito, della socialità, dell'empatia, dell'attaccamento, è pronta a sterminare qualunque cosa, qualunque, pur di prendere il petrolio, di avere contratti agevolati e via discorrendo. Ma è successa una cosa più sottile e più perversa. Sono nati i falsificatori. Gli attori non fanno più cinema, gli attori fanno pubblicità, gli attori vendono merci. Sapete cosa fa? Lui falsifica le emozioni e i sentimenti delle persone, lui recita, lui simula l'attaccamento. Se guardate, tutta la pubblicità è una simulazione dei valori, dei sentimenti, delle cose a cui noi diamo più importanza. Ma la cosa più spaventosa è che la politica ha fatto la stessa fine. La politica sono degli attori che giocano a fare i tuoi interessi. I politici recitano sullo schermo televisivo una piccola scenetta patetica dove fanno finta di difendere gli interessi della Libia, i tuoi, quelli del Giappone. Allora il problema devastante è diventato che i media, i giornali, la televisione, tutta la tecnologia oggi serve solo ad addomesticarci, a renderci politically correct, ben educati, rispettosi di tutto, anche dei ladri, a sorridere anche a quelli che rubano, ad accettare qualunque angheria, qualunque porcheria. Le mie amiche, uno degli associati dello studio compra il Porsche, beh, a me viene il prurito, il Porsche mi piacerebbe, e quanto guadagna? Guadagnerà 6 o 700 mila euro l'anno, e tu quanto guadagni? 16 mila euro, ma ho paura che ti abbiano addomesticato. Il problema qual è? Il problema è che oggi viviamo in un mondo di persone che i mass media hanno trasformato in tanti fantozzi. Tu sei frustrato perché non ti rendi conto, vedi qua, la vocazione, hai una specie di vocazione inautentica al martirio. Perché tu in realtà quello che vorresti essere è come loro, vorresti essere ricco come loro per torturare gli altri esattamente come fanno loro. Tu ti faresti crocifiggere per comprarti le scarpe, costano 230 euro le scarpe. Allora quando poi la gente mi dice guadagno 1300 euro,
e ho comprato le scarpe. Dico bene, fatti crocifiggere, perché tu sei vittima di una vocazione inautentica al martirio. Con questo le mie amiche non verranno più in moto con me, l'ultima conferenza, e amici come prima, insomma. Comunque, tanto per dare un'altra botta al nostro cervello, adesso di fronte a un essere umano abbiamo tre problemi. È un leone, è un predatore, mi sbrana, è meglio che mi avvicino e gli faccio amico, ma la terza è la peggiore di tutte, devo fidarmi o non fidarmi. Oggi la crisi più grossa che sta attraversando l'Occidente è una crisi di fiducia. La gente non si fida più dei media, non si fida più del marito, non si fida più delle banche, non si fida più del medico. E una società dove non c'è fiducia non va da nessuna parte. Questo è uno dei devastanti drammi dell'Occidente attuale. Allora sono andato a vedere, ho detto, ma siccome ormai ero confuso, tutti i miei ideali, i miei valori erano tutti a catafascio, ero su una specie di deserto, mi sono detto, ma qual è il trucco? Come ne vieni fuori da qua? Perché l'Occidente ne verrà fuori, io sono occidentale fino al midollo, penso che se qualcuno verrà fuori da questa crisi sarà l'Occidente. Ma perché? Perché più avanti, perché ha passato le angherie, perché poi non credo a questa storia che fare amici di tutti, l'Oriente, il mistici, non ci credo assolutamente più, ho chiuso il capitolo, album fogli bianchi da disegno, profumati, mi sono sbagliato, sono pentito. Sono andato a vedere alcuni personaggi, alcuni che mi piacciono, altri meno, ma ho identificato tre caratteristiche. Hanno un'esperienza sconfinata. Gandhi si è laureato in Sudafrica, poi è andato a Londra. Ha smesso di vestirsi all'occidentale, ha smesso di mangiare, ha smesso di comprare i prodotti dell'Occidente. Quello si chiama essere una persona che decide che non accetta questo sistema. E se non accetta questo sistema, le mie amiche smettono di andare a farsi sfruttare negli studi a 20.000 euro all'anno, piantano lì per un mese, con Facebook organizzano un bel movimento, si fermano gli studi degli avvocati, i commercialisti, si ferma tutto il paese. Ma devono avere il coraggio di farlo, e non deve dirglielo il medico, devono deciderlo loro. Sono anche sospettoso di chi mi dice scappa dal leone. Perché Gadamer mi aveva detto chiunque tutto il giorno si occupa degli altri è moralmente sospetto. E io ho smesso di occuparmi degli altri. Allora, se guardate, nessuna di queste persone passava la giornata a occuparsi degli altri. Non hanno parlato degli altri, salvo l'umanità. Però San Francesco parlava col lupo. Altro che meccanismo femminile di non violenza. Non violenza? La non violenza è una prerogativa femminile, ma fatemi ridere. E Gandhi allora? Gandhi, tutte le volte che lo leggo mi dà la pelle d'oca, perché è l'antitesi di come fare io. Io ho avuto il coraggio di farsi menare, è stato in prigione, e lì sta la forza. Ma perché questi personaggi hanno una differenza rispetto alle persone oggi nell'Occidente, sono autentiche. Gandhi non recitava Gandhi, Gandhi era Gandhi. Teresa di Calcutta non recitava Teresa. E la Merkel è la Merkel, che ti piaccia o no, ma lei è la Merkel, lei ha una visione precisa della politica. Tu dici bene, sì o no? Ma comunque stai tranquillo che sa che cosa sta facendo. Quindi non sto dicendo che io mi sono tutte simpatiche, l'altra è la Curie. Curie ha preso due premi Nobel, quindi alla faccia delle donne che non sono aggressive e intraprendenti. Due Nobel. Quindi non c'è un problema solo di sesso o di quello che è. Adesso arriviamo rapidamente all'ultima parte della conferenza e poi facciamo la discussione, purtroppo ho diapositive per 4 giorni. Adesso vediamo che cosa succede nel nostro cervello quando il nostro cervello, abbiamo detto che questo cervello è un bel problema. Anni fa c'erano soltanto le tigri, i leoni, i predatori. Poi abbiamo inventato le scuole, gli asili, i politically correct, la democratizzazione. Poi abbiamo inventato gli attori che simulano e falsificano tutti i nostri sentimenti. Quindi il cervello ha un bel compito, cioè di fronte a una persona deve risolvere 3 rebus di come comportarsi e non è per niente facile. Infatti non ne viene fuori tanto bene. Il meccanismo con cui il cervello risponde, e questo l'ho imparato dalla plisia californica, risponde con 3 meccanismi, perché bisogna poi fare degli schemi che semplificano. Se tu prendi una persona e questa persona la sottoponi ad uno stress molto intenso, per esempio la morte del figlio in un incidente stradale, la morte del figlio di tumore, la morte del fidanzato,
poi dopo 15 giorni lo licenzi, poi ti succede che non hai i soldi per pagare il mutuo. Che cosa gli succede? Gli succede il primo meccanismo, un meccanismo che è l'amplificazione di quel fight or flight, di quel fuggire dalla tigre, la tigre che fugge dal leone, ma è una forma amplificata e distorta di quel meccanismo là, una forma patologica. Cioè il cervello si programma come se fosse sempre inseguito dal leone. Capito la metafora? La ripeto. As if, come se tu fossi sempre inseguito da un leone. Il secondo meccanismo, e questo tipo di persone viene di solito classificato come estroverso, partendo da Jung, Otto Gross, Sabina Spielrein, eccetera, ma uso così estroverso, non sono convinto che tra 2 anni lo userò ancora. Poi c'è un altro tipo di stress, che è quello che genera l'introversione, ed è invece stare 8 ore in un ufficio. Finire le denunce dei redditi per la fine mese, quando tu sei stanchissimo. Lì l'organismo si trova di fronte ad un problema strano. Non è il leone che ti corre dietro, bensì è riuscire ad avere energia per reggere sul lungo periodo quando il cervello è fatto solo per funzionare mezz'ora. Perché dopo mezz'ora devi dargli una pausa, se no non riesci a rigenerare l'ATP e quant'altro. L'altro meccanismo è quello delle condizioni di vita disagiate, in cui l'organismo a un certo punto dice: tanto sono povero, tanto non ho da mangiare, tanto mi menano, tanto di qui non ne verrò più fuori, e non fa più nessun tentativo di rispondere e si abitua a quello che è una situazione di malessere cronico. E adesso vi faccio vedere le malattie corrispondenti e le personalità corrispondenti. Molto rapidamente, cominciamo dall'estroverso. L'estroverso, di fronte, quando deve rispondere al leone che gli corre dietro, produce una montagna di adrenalina, quindi bello, si sente tutto pimpante, tutto in forma, poi produce le endorfine, per cui non ha dolore. Voi sapete che ci sono dei militari, non so se avete visto Forrest Gump, quando a un certo punto deve scappare, lui ha, non ti accorgi che hai male a un piede, quello che è, tu corri per salvarti la pelle. Quindi queste persone hanno una sensibilità al dolore bassissima. E poi producono cortisone, tonnellate di cortisone, perché il cortisone ti rende più attento, molto più pronto a rispondere agli stimoli, ti mette a disposizione il glucosio e via discorrendo. Allora, la vita di queste persone cosa si trasforma? In una specie di montagne russe. Tu arrivi, non trovi parcheggio, bam, una scarica di catecolamine bestiale, la pressione va a 200. Il battito cardiaco a 300, poi hai parcheggiato, entri in ufficio, il capo ufficio ti dice sei 5 minuti in ritardo, parte un'altra scarica di adrenalina bestiale. Questo è il tipico atteggiamento dei manager, delle persone estroverse, delle persone molto attive nella loro vita, e il tipo di patologie che ha, in genere sono prima dei 50 anni, sono di sesso maschile, perché il testosterone amplifica questi meccanismi, ecco perché molti più uomini fanno sport pericolosi, sono violenti e via discorrendo, ma non posso approfondire. Le patologie che rientrano in questa modalità di risposta allo stress sono queste, e ce n'è che basta. Vedete che comunque, per esempio, la malattia mentale fa parte di questo capitolo, quindi la schizofrenia, la depressione, ma anche lo stroke, l'infarto e via discorrendo. C'è però la Kate Jamison, che alla cattedra di psichiatria alla John Hopkins University, ha detto: andate piano a fare un quadro tutto negativo di questi estroversi, di queste persone così adrenaliniche, perché ha scritto un libro, Touched with Fire, e poi sono stati scritti altri 3 o 4 libri. Sono andati a studiare persone geniali, scienziati, manager, gente di grande successo, poeti, e rientravano tutti in questo profilo di personalità. Un grossi sbalzi di umore, periodi di estrema creatività, periodi di depressione tremenda. L'esempio tipico è Schumann, diventato tentativo di suicidio a 18 anni, periodi di composizione, diventato direttore d'orchestra, suicidato a 35, ma lo stesso è Tchaikovsky, Chopin, lo stesso è Curie, lo stesso è Einstein. Si è scoperto, e non parliamo dei poeti, i poeti sono tutti in questa categoria. Allora, qual è il problema di questi personaggi? Dal punto di vista della personalità, sono ad altissimo rischio di cocaina. Sono i manager che si fanno di cocaina. E perché ti fai di cocaina?
perché non c'è niente di meglio della cocaina per darti questo flash, come il leone che ti corre dietro. Nel momento in cui tu ti fai di cocaina o ti fai di droga, è un momento in cui ti senti molto meglio del normale, altro che la poltrona, ti senti high, come si dice, ti senti veramente in forma, in un senso di benessere incredibile. Peccato che poi questo senso di benessere strapiomba in una depressione infinita, per cui tu vai a cercare la droga un'altra volta e via discorrendo. Quindi di qui capiamo perché gli scrittori, gli artisti, gli scienziati si danno, i medici fanno abuso di alcol, di droghe, i manager, via discorrendo. Sentono il dolore? No, è gente che ha una sensibilità al dolore bassissima, quindi quando un malato arriva e mi dice io ho mai avuto male da nessuna parte, è molto probabile che rientri in questa categoria. Hanno delle infezioni respiratorie? No, perché il cortisone e l'adrenalina hanno un effetto di potenziamento delle difese immunitarie, gli ha mai niente. Quando arrivano che si rompono del tutto. Come dice, è sempre stato bene, gli è preso l'infarto, e non è un caso, era di questo tipo di personaggi. Hanno le allergie? No, perché sono pieni di adrenalina e di cortisone, quindi non esiste che sono allergici, non esiste che sono autoimmuni. Hanno l'ansia? No, perché abbiamo detto che quando sei rincorso dal leone non devi dire chissà se ce la faccio, perché se no muori, quindi loro non hanno ansia. Quindi non sono così male, io faccio tifo per questi perché avrete capito dove mi classifico, non ci sono dubbi. Adesso arriviamo invece all'introverso. L'introverso è un altro personaggio più tipicamente femminile. Perché? Perché voi donne avete due ormoni, gli estrogeni e l'ossitocina, che attenuano questa scarica acuta di ormoni come risposta a un evento. Perché nella storia delle specie viventi è vantaggioso avere questo meccanismo? Perché la madre di solito ha i figli da guardare. Quindi anche se arrivano i barbari, gli invasori, quello che è, bisogna andare a patti con questi qua, se no ti ammazzano il bambino. Quindi la strategia della non violenza è estremamente razionale. Non è che uno ha paura, la mamma non ha il fegato, la mamma ti taglia in quattro se pensa di salvare il bambino. E se pensa che il bambino ci lascia le penne, non accetta lo scontro. Le madri non toccare i figli perché sei finito. Allora che cosa succede? Questo tipo di personaggio ha endorfine basse, aia, se gli viene un dolore non si toglie più, quindi sei già candidato al mal di testa, la sindrome premestruale, dolori, mal di schiena che non passa mai, non hai tanta adrenalina, quindi cosa ti succede? Paradossalmente hai cortisolo, adrenalina ce l'hai abbastanza da non avere tante infezioni, ma non abbastanza da darti quell'euforia tremenda. Che cosa ti succede? Tu diventi estremamente sensibile a tutto quello che succede nel tuo corpo. Tu praticamente è come se tutti gli eventi esterni li sente il tuo intestino. Tu vivi il capo ufficio a livello dello stomaco. Tu vivi le frustrazioni della farmacia a livello della digestione. Tu hai il colon irritabile, somatizzi, hai quei dolorini che il medico non capisce mai perché hai quei mali lì che non passano, che si spostano, che sono atipici, che non... E non è che non esistono, sono dovuti a questo meccanismo. Hai delle infezioni recidivanti? Sì, perché non hai cortisone e adrenalina abbastanza, non hai allergie, non hai malattie autoimmune, l'ansia a mille. Perché hai l'ansia a mille? Hai l'ansia a mille perché il cortisone va giù e l'adrenalina va giù in quegli altri, qui invece sta su delle ore. Allora cosa ti succede? Che la minima cosa che non va bene, non riesci a parcheggiare e cominci a dire domani non riuscirò proprio, ce l'ho fatta per un pelo, chissà se ci riesco, mio figlio si è sbucciato un ginocchio, la prossima volta si rompe una gamba, poi piomberà dal quarto piano. È tutto un meccanismo interiore per cui voi avete una vita interiore senza fine. Io ho delle amiche che sono le fosse dell'Arianna. Cominciano a parlare dei loro sentimenti e vanno giù, io ho già finito il repertorio, io sono un sempliciotto, bianco e nero, la moto, dagli da mangiare, anche un po' di sesso una volta, ma un sempliciotto superficiale di sentimenti, mi capisco tanto. Allora pensate quando uno di quelli là, vedi me, porta in moto una di queste qua. Allora, vieni in moto con me, lei comincia a dire, mi ama, così intelligente ha scelto me. Peccato che io andando a fare il giro in moto penso, se posso sostituire il rame col manganese nella terapia omeopatica di questi malati. Allora arriviamo al primo, a Bossolasco, andiamo al bar,
E io sono taciturno. Ah, no, non ti piaccio, c'è qualcosa che non va. No, guarda che io non ho il coraggio di dirgli che penso agli elettroni periferici del rame perché mi spara in bocca. Allora faccio a bozzo un sorriso poco convincente, sto male come un cane. E lei comincia a dirmi, ah, pensavo che si potesse avere una storia, sabato prossimo potevamo andare in Costanzo, due pianeti. Allora, una delle cose più devastanti che succedono oggi nel mondo contemporaneo è quando un estroverso va in moto con un introverso. È importante che ciascuno sappia il software dell'altro, leggi il manuale di istruzioni. Non pensare, tu senti che mangi e di nuovo pensi a qualcosa di tuo, sì che so, l'ultima curva che hai fatto, che dovevi farla in seconda, l'hai fatta in terza, dice, ah, questo viaggio non è andato tanto bene. Non sai di cosa sta parlando? A me succede spesso questo. Allora, adesso ho classificato questi meccanismi. Questo meccanismo qua lo chiamano attaccamento ansioso. Qualunque cosa succede è una prova chiara che non mi ami più. Gli altri vengono definiti attaccamento evitante. Del senso, non starmi sempre col fiato sul collo, lasciami respirare che non ne posso più. Del resto, per capire gli elettroni periferici, non posso avere uno che mi soffia sul collo o i massaggi giù per la schiena e via discorrendo. Quindi non ne veniamo fuori. Tu lavori in terapia intensiva, ti sei fatto un mazzo tremendo, io l'ho vissuta questa storia, sei stato dietro un malato un mese, il malato poi è morto. La mortalità in terapia intensiva è 50%. Tu comunque ti attacchi, ti affezioni a questi malati e uno su due muore. Dopo un po' l'organismo dice, attenzione, qui non c'è niente da fare. È inutile che io faccio partire questa macchina da guerra come se avessi il leone che mi corre dietro. Loro non rispondono più. Endorfine piatte, quindi il dolore a 1000. Adrenalina piatta, quindi più nessun entusiasmo, una stanchezza infinita. Una volta si chiamava neurastenia. Cortisolo piatto. Che cosa ti succede? Brutte storie. Una stanchezza infinita perché l'organismo non ha questa scarica come se avesse da reagire. È sempre sul divano in pratica, lui vive sul divano. Ha le malattie infettive? Certo, perché non ha il cortisone, non ha l'adrenalina, quindi ha sempre malattie infettive. Ha le malattie infiammatorie che non guariscono mai. Colite ulcerativa, Crohn, prostatite cronica. Dolore cronico, non avendo le endorfine, se tu hai un male ti dura dei mesi. Riattivazioni virali, herpes zoster, quegli herpes zoster tremendi che non riuscite a farli passare perché il cervello non risponde all'infezione virale, non tanto il virus di per sé. Le allergie, asma e rinite allergica. Le malattie autoimmune, artrite reumatoide, lupus, hanno il dolore sì, hanno le infezioni sì, hanno le allergie sì, le malattie autoimmune sì. Una leggera ansia di fondo, sono talmente esauriti che non riescono neanche più ad avere l'ansia. E che cosa si fa? Il tentativo, quello che sto cercando di fare in 10 minuti, concludo, è che quello che devi fare è andare a modificare questi circuiti cerebrali. Devi andare a fare in modo che queste risposte agli stimoli esterni, siccome abbiamo detto che è il cervello che riceve lo stimolo e produce la malattia, io vado a modificare il circuito. L'unica possibilità che ho è questa. Posso farlo con i farmaci molecolari? No, non posso, perché vi ho detto prima che se io vado a bloccare una serratura me ne blocca 25 e non ne vengo fuori. Io uso i medicinali diluiti dinamizzati, quelli che una volta si chiamavano omeopatici, ma li uso non come li usano gli omeopatici, ma li uso per fare questo, e non ve lo spiego perché, vi spiego solo il meccanismo. Ecco qua. Siamo alla serratura di prima. Io non posso aprire o chiudere la porta perché se faccio io scattare quell'interruttore, faccio scattare tutti gli interruttori fatti in quel modo e il malato ha gli effetti collaterali. Quello che io faccio però è vado a modificare il gomitolo, si chiama modulazione allosterica, cioè vado a cambiare quei piccoli legami chimici del gomitolo in modo che attenuo o amplifico l'effetto della chiave. Cioè, se io allento la serratura, basta un tocchettino e la porta si apre. Quindi potenzio l'effetto di un farmaco. Oppure rendo più difficile l'apertura della portiera e quindi riduco l'effetto del farmaco. Associando una terapia tradizionale a una terapia di questo tipo, riesco molto spesso a modulare quei meccanismi. Ma la fatica più tremenda è classificare il malato,
perché avrete già capito che lo schema interpretativo del malato è completamente diverso da quello della medicina classica. E alla fine uno potrebbe dire, vabbè, adesso c'è la medicina moderna e la medicina moderna risolve tutti i problemi della società. No, sono abbastanza depresso perché fino a un po' di tempo fa pensavo, sopravvalutavo quello che il medico può fare. Il medico, come dico qua, ma qui chi mi ha ispirato è Bob Dylan. Bob Dylan ha fatto un documentario molto bello, si chiama I am not here, I am not there, dove c'è questo giornalista della BBC e gli dice, ma Bob Dylan, tu una volta cantavi canzoni di protesta, inducevi i giovani a ribellarsi contro il Vietnam, inducevi le tue amiche a non andare più in un ufficio a farsi sfruttare, inducevi i giovani libici a buttare giù Gheddafi, adesso perché fai delle canzoni che sono solo belle? Hai perso il tuo impegno sociale? Da che parte stai? Io sto esattamente dalla parte di Bob Dylan, non sono né qui e né là, perché ho capito una cosa, io faccio il medico e il medico quando ti dà un medicinale omeopatico non è uno che poi ti dice adesso vado dal capo ufficio e gli dico che da domani non vado più. Io non mi sostituisco all'esperienza delle persone, non mi sostituisco al loro apprendimento. Quindi la medicina moderna non sostituisce il malato, è il malato che deve guarire da solo. Io ti do un medicinale che ti fa vedere chiaro e nitido quello che fai e la vita che fai. Dopo sto zitto e tu ti dai una mossa. Grazie.